Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao bellezze, ciao a tutti. Allora, sentendo Fabrizio Ferrari su RTL, mi è venuto in mente che potevamo parlare di un discorso. Lui ha detto: "I soldi non fanno la felicità". Mai cosa fu più vera, mai frase fu più vera di questa. Allora, iniziamo questo discorso, spero vi interessi. Fatemi sapere come la pensate voi su questo discorso, commentate, iscrivetevi al canale, guardate tutti i miei video, commentateli tutti dal primo all'ultimo, non solo gli ultimi. Basta, chiusa parentesi. Spero il video vi piaccia, scusate se non ho il cavalletto, scusate se il video sarà un po' mosso, ma l'importante non è il video mosso, ma è quello che dico, quindi ascoltatemi, non mi guardate. Va bene anche se non mi guardate. Allora, dialoghiamo, discutiamo, dialoghiamo insieme, parliamone. Meringhe, briciole di meringhe. Allora, i soldi non fanno la felicità, è vero. Penso che sia una frase molto molto vera. I soldi comprano i farmaci per essere in salute, comprano gli alimentari per mangiare, le cose da bere. Con i soldi si possono pagare le bollette, quindi si può usare la luce elettrica, si può usare il gas, il forno, la televisione, gli impianti per la musica, si può cucinare, con i soldi si può fare shopping, quindi ci si può vestire, ci si può comprare smalti, scarpe, borse, accessori, collane, sciarpe, cappelli, calze, calzini, di tutto di più. Con i soldi si possono comprare cellulari nuovi, si possono comprare televisori, si possono comprare lampade, quadri, oggetti per la casa, computer, divani, qualsiasi cosa per arredare la casa o per svago, tipo appunto i computer. Con i soldi si può andare a fare una vacanza, quindi anche questo fa parte dello svago, cioè appunto fare una vacanza magari al mare o in montagna servono i soldi, perché ovviamente senza soldi non si può andare da nessuna parte. Con i soldi si possono fare aperitivi con gli amici, si può andare a mangiare una pizza, si può andare a un ristorante cinese, giapponese, nei fast food, si può andare in discoteca, si possono fare un sacco di cose con i soldi, ovviamente senza soldi queste cose che ho detto non si possono fare, ma i soldi non comprano la felicità, nel senso la felicità non si può comprare. Con i soldi si possono comprare le macchine, si possono comprare, come ho detto prima, i cibi da mangiare, si può uscire con gli amici, si può fare shopping, si può comprare la televisione, si può comprare di tutto e di più, ma non si può comprare la felicità, perché la felicità per me è uno stato d'animo e gli stati d'animo non si possono comprare. Ma visto che la felicità è uno stato d'animo, bisogna viverlo per averlo. Per averlo bisogna viverlo e non si può pagare per averlo. Come non invece si può pagare per avere un'auto. Un'auto si deve pagare per averla. In concessionaria si va, si compra una macchina e si bisogna pagarla. La felicità non è come una macchina che si deve pagare. Quindi, in questo caso io dico, è giusta la frase, i soldi non comprano la felicità, perché con i soldi non si può comprare il sorriso, con i soldi non si può comprare l'amicizia, con i soldi non si può comprare l'amore, con i soldi non si può comprare la famiglia. E meno male che queste cose non si possono comprare, perché i soldi servono soprattutto per gli alimentari, soprattutto per i medicinali quando si sta male e per altre cose che ho detto prima. Meno male che l'amore, la felicità, la salute si può comprare. Perché i farmaci bisogna comprarli per usarli. Comunque, la famiglia, l'amicizia, l'amore, la felicità, i sorrisi, l'allegria non si possono comprare queste cose, fortunatamente, ma bisogna viverle ed è bello che queste cose siano gratis, almeno finora sono gratis, meno male che non paghiamo anche quelle perché paghiamo tutto. Oggi paghiamo tutto, purtroppo, quindi meno male che almeno qualcosa è ancora gratis. Però non so come dirvi, la felicità bisogna viverla, bisogna avere persone che ci fanno stare bene, quindi siamo allegri,
il divertimento si può pagare perché se vai in discoteca ti diverti, ma anche senza andare in discoteca, anche senza ubriacarti, anche senza fumare sigarette o altre cose, puoi divertirti e stare bene senza spendere soldi. Basta che hai le persone giuste e le giornate passano in fretta e ti puoi divertire senza avere soldi. Puoi anche non essere miliardario e ti diverti lo stesso, questo è quello che penso. Quindi in breve, i soldi fanno la felicità. Per molti motivi, cioè si può spendere i soldi, si può andare a fare le feste, si può andare in discoteca, si può spendere i soldi per fare shopping o per comprare computer, televisione, eccetera, eccetera, ma i soldi non possono comprare gli amici e non possono comprare la serenità. Tu devi essere sereno, devi stare bene con te stesso, devi essere felice di quello che hai, anche senza avere tanti soldi, anche senza voler spendere tutti i momenti. Questo è quello che penso. Si può stare bene anche senza tanti soldi, bisogna stare bene con noi stessi e con le persone che ci circondano. Anche se non hanno soldi, anche senza spendere soldi, si può stare bene, si può essere felici. L'importante ovviamente è essere in salute e avere i cibi che servono per tenerci in vita, per farci stare in piedi, perché se non mangiamo e se non beviamo, moriamo, non stiamo in piedi, non riusciamo neanche a respirare. Poi, a parte la salute, a parte mangiare e bere per stare in piedi, il resto si può anche evitare di comprare. Questo voglio dirvi. Viviamo bene, secondo me, anche senza tanti soldi. L'importante al giorno d'oggi sono i soldi, perché se mancano sembra che non si vive più, ma secondo me se tornassimo ad avere la lira, staremmo bene anche con pochi soldi e senza spendere ogni giorno per qualche motivo vivremo bene lo stesso. Dobbiamo imparare a vivere bene con le persone che abbiamo intorno, soprattutto dobbiamo vivere bene con noi stessi, anche senza tanti soldi. I soldi non sempre fanno la felicità. Pensiamoci. Bye bye, commentate.